Si è tenuta ieri, presso la sala consiliare della provincia di Bari, la seconda tavola rotonda organizzata dalla Consulta per la valorizzazione e la promozione della cerasicoltura. Assicurazione e accesso al credito sono state le tematiche affrontate in questo incontro, coordinato dall'assessore alle attività produttive Onofrio Resta e dall'assessore all'innovazione agricola aziendale Francesco Caputo, e che ha visto la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, delle associazioni di categoria, di esponenti del mondo del credito, della commercializzazione e della ricerca. Dell'erba. Abbiamo visto durante questo tavolo che la difficoltà di accesso al credito non dipende solo dall'atteggiamento prudente delle banche, che in questo periodo è abbastanza noto, ma anche da una difficoltà, un atteggiamento dell'imprenditore agricolo. Per cui cosa bisogna fare per smuovere questo contesto? Credo che un ruolo di maggiore significato devono svolgerlo le associazioni di categoria, rappresentanti dell'imprenditoria agricola, dando maggiore forza e maggiore dignità a questo modello di impresa. Lei durante il suo intervento ha proprio parlato che sono proprio le cooperative che si dovrebbero muovere in questo senso per cercare anche di non diversificare la produzione. Ce ne vuole parlare? Sì, le cooperative sono lo strumento necessario per mettere in moto positivamente una agricoltura fortemente parcellizzata. Per cui, data questa situazione oggettiva, l'unica forma che può consentire agli imprenditori una vera emancipazione imprenditoriale è quella della forma cooperativa. Dottor Nigro, si sa che il prodotto ciliegia vive un elevato rischio causato dalle intemperie, dalla pioggia, quindi anche il problema dell'assicurazione per tutelare gli imprenditori agricoli è molto importante. Che cosa fare nel panorama dell'assicurazione? Sì, in effetti il problema dell'assicurazione è molto importante, soprattutto negli ultimi tempi si sono avverati delle calamità che hanno un pochino punito i nostri produttori. Oggi come oggi dobbiamo dire la verità, cioè se le produzioni sono assicurabili è chiaro che non c'è più la possibilità del risarcimento danni in caso di calamità, quindi siamo obbligati ad assicurarci con le compagnie di assicurazione. L'unica cosa che dobbiamo sperare ogni anno è che ci sia disponibilità finanziaria nell'ultima finanziaria, perché altrimenti il costo di esercizio sarebbe troppo alto e tale da impedire agli agricoltori poi di accedervi direttamente. In questa riunione si è parlato anche di un argomento importante, altrettanto importante, l'accesso al credito. Lei ha portato il caso di Coldiretti, ci vuole parlare della vostra esperienza? Sì, è un'esperienza molto importante che, a dire la verità, è già partita nel nord e che noi, soprattutto in Puglia, la stiamo facendo ovviamente nostra come Coldiretti, anche perché sapete benissimo che la Coldiretti è l'organizzazione di categoria più rappresentativa e più grande sul territorio, quindi per noi è ovviamente un obbligo doverci impegnare anche su questo versante. Noi abbiamo già costituito, a dire la verità, uno sportello, si chiama lo sportello Credit Agri, che è poi una intermediazione finanziaria, cioè che facciamo? Nel momento in cui il produttore, quindi l'imprenditore agricolo, ha necessità di accedere al credito, si avvicina ai nostri referenti e noi non facciamo altro che accompagnarli presso quegli istituti di credito che danno più garanzia, cioè che offrono agli agricoltori un tasso molto più lieve, più leggero, più basso rispetto agli altri istituti di credito. Li accompagniamo sino al momento della sottoscrizione e quindi della stipula dell'atto.